quando io cantavo e dovevo cantare anche i pezzi di Sanremo che non erano miei. E loro, io cantavo, mi pagavano con le poche lire, ma insomma era abbastanza normale, insomma. Senta, lei ha più pensato di partecipare al festival dopo, successivamente? Io vuole che le dica un'anteprima carina. Quest'anno io ho mandato una canzone mia. Dopo tanti anni ha pensato di partecipare? Sì, ho pensato di mandare la canzone. Poi, se la dovevo cantare io o la davano agli altri, forse pensava... Era una canzone nazionale, perché cosa è successo? Che sentendo, leggendo l'articolo che fece Pippo un po' di mesi fa, che voleva canzoni da festival, canzoni che rimanessero nell'orecchio, nazional popolari, eccetera, ho detto, caspita, io ho fatto una canzone 20 anni fa che si chiamava Vola cavallo vola, ed è che prende in giro la morte, ma molto divertente, un tango rock, molto aggressivo, molto, molto, molto ammiccante e molto popolare, molto veramente che Sì, allora adesso sentendo le canzoni di Sanremo io mi sono detta vola cavallo vola, quella mia ci sarebbe stata benissimo. Certo, e cosa è cambiato secondo lei dal festival? Ma non mi hanno proprio neanche risposto, ecco. Senta, un'altra ultima domanda. Cosa è cambiato? Cosa è cambiato tra il festival di allora secondo lei e il festival? Sicuramente sono cambiate tante cose, però parliamo proprio a parte dei gusti musicali, anche dello stesso talento, della scelta degli artisti. Cos'è che lei trova di diverso appunto del festival, diciamo, di È diventato più spettacolare, pieno di ospiti importanti, l'orchestra dal vivo, prima c'è stato un periodo che non c'era neanche l'orchestra, c'erano le basi. Certo, questo è stato un periodo intermedio, è stato sì, intermedio. E poi è cambiato, i giovani sono cambiati, sono bravi, preparati, con delle idee, con delle energie che insomma 30 anni fa non c'erano, erano tutto un po' più piatto il festival di... Però si dava molto importanza alla canzone che doveva cantarsi il giorno dopo, e da un po' di anni a questa parte non c'è una canzone. Forse è aumentata un po' la ricerca musicale. Come? La ricerca musicale, appunto. Sì, diciamo che c'è una ricerca musicale diversa di quella di prima, certo. Però prima si cantavano le canzoni che venivano durante gli anni 60. E le cantavamo tutti e tutti erano felici di cantarle. Adesso non c'è una canzone che io mi ricordi che posso fischiettare, insomma. Certo. E forse saranno più intelligenti quelle di oggi, più così banali quelle di allora, però si cantavano. Ci sono delle canzoni che sono rimaste nella memoria degli italiani e che non sono più andate via e ancora si cantano. Quindi cosa è cambiato? È cambiato sono cambiati soprattutto i gusti della gente, ma non la gente ancora barbicata al festival degli anni 60, ma i giovani hanno un altro gusto, e anche bene così, insomma, non è che sia sbagliato, però comunque il festival è diventato più spettacolare, io sono qui che me lo vedo tranquillamente, mi piace vederlo, mi piace Pippo Baudo, un grande professionista, questa ragazza, la Hunziker, è carina, bella, molto spigliata, ecco, cioè, insomma si fa più spettacolo, ecco, prima non c'era molto spettacolo, però prima c'era un'emotività diversa, c'era veramente la paura e la si leggeva negli occhi dei cantanti. Bene, invece adesso sono tutti più sicuri, tutti, molto di più, sono, tranne i vecchi, diciamo, come me, sono più paurose, hanno più paura, ma è normale, anche perché con l'età si ha più consapevolezza. Ecco, per esempio la Milva, che alle volte non condivido il suo modo di usare la voce, quest'anno ha fatto una bella canzone, ha cantato bene, è stata bella, elegante, insomma. Posso dire niente. Va bene, signora Martino, allora
Io la ringrazio tantissimo per questo intervento, tra l'altro con di peso direi, perché sicuramente è un intervento molto interessante appunto in questa maratona sanremese che noi stiamo seguendo con i nostri collegamenti all'Ariston e con interviste, collegamenti con personaggi che hanno fatto un po' la storia come lei appunto del L'abbiamo fatta, io in parte, perché 3 anni sono pochi, ma insomma Dorelli l'ha fatta un po' più di me, perché ha avuto il colpo di fortuna di cantare la canzone più rivoluzionaria di quegli anni, che è stato il blu dipinto di blu, e poi tante altre, insomma, tutti hanno avuto la loro parte, l'hanno fatta, insomma, ed è giusto poi ricordarlo, fate certo. Bene ricordarlo, anzi io vi ringrazio di questa cosa, perché pensavo che si fossero completamente scordati, che l'ho fatto anch'io. No, invece noi di Radio Roma non dimentichiamo mai chi sono le persone che hanno scritto appunto il proprio nome nella storia appunto del festival, della musica italiana in generale. Se ne è scordato completamente. Potrebbe darsi, ma anche lui probabilmente... No, ma lui è nel vortice, quindi è giusto, poi lo fa con grande passione, con grande grazia, quindi va benissimo. Noi ci concediamo da lei comunque per far ascoltare una canzone appunto di quegli anni, e che facciamo ascoltare proprio, anche se non so se lei è d'accordo, comunque Vento, pioggia e scarpe rotte. Ah, la fate? Ma no, davvero? Certo, la mandiamo. Bene, allora noi la sento. Bene, di nuovo allora saluto e grazie. Nuovamente ci sentiamo, passo la linea alla regia appunto per ascoltare Gino Latilla e Miranda Martino che cantano Vento, pioggia e scarpe rotte. Questa è bella. E di nuovo buona serata e grazie per essere stata con noi, signora Martino. Grazie, arrivederci. Un saluto a Miranda Martino appunto e ascoltiamoci Vento, pioggia e scarpe rotte e poi continuiamo con la nostra trasmissione dedicata al Festival di Sanremo. Mi raccomando, restate con noi. Sono una modella, lei si presentò, forse pioveva, non so, piove a catinelle spesso da quel dì, ed egli canta così. Vento, pioggia, scarpe rotte, che mi porta, che mi fa, me ne torno su in soffitta e il mio amore aspetta, la 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 la.